I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Il nostro viaggio all'interno di questa puntata inizia qui, con le due statue di San Pietro e Paolo presso Ponte Sant'Angelo, con alle mie spalle il mausoleo di Adriano, meraviglioso, conosciuto come Castel Sant'Angelo, meta di tantissimi turisti e romani, soprattutto nelle notti d'estate. Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio le leggende, la storia che ci cela il ponte con tutte le sue meravigliose bellezze qui nell'antica Roma. Wave after wave, wave after wave. Camminando lungo il ponte si respira aria di solennità e di eternità. 130 metri di lunghezza e 5 arcate in muratura, accompagnati da 10 statue di angeli realizzate nel 1669 da Gian Lorenzo Bernini per volere di Papa Clemente IX. Il ponte fu edificato tra il 130 e il 135 d.C. e prese il nome di Ponte Elio dall'imperatore Publio Elio Adriano. Era l'unico accesso al mausoleo di Adriano, alle mie spalle, e successivamente fu l'unico accesso per la Basilica di San Pietro. Poi, nel 590 d.C., Papa Gregorio Magno gli diede il nome di Ponte Sant'Angelo. Perché? Perché, come potete vedere, poi alle spalle ho l'Arcangelo Michele che infodera la spada. Ebbene, ebbe un'apparizione. Papa Gregorio Magno vide l'Arcangelo Michele infoderare la spada proprio per simbolo di vittoria contro la peste che aveva messo in ginocchio la città di Roma. Il monumento che incarna nel suo massimo spettacolo la storia e l'immortalità è Castel Sant'Angelo. L'edificio vide la sepoltura non solo dell'imperatore Adriano, ma anche di tutti gli imperatori Antonini e i Severi, fino a Caracalla. Il castello è collegato al Vaticano attraverso un corridoio fortificato del Passetto. Lo cita anche Dan Brown, è stata una fonte di ispirazione per lui nel famoso libro Angeli e Demoni. E pensate che tuttora, ancora qui sotto, c'è questo corridoio. Un corridoio che serviva e serve ancora oggi al Papa per un'eventuale via di fuga. Una vera e propria fortezza che nel corso dei secoli ha suscitato le mira dei signori. Dai Crescenzi ai Pierleoni fino agli Orsini venne sempre restaurato per rimanere al passo della moda del tempo. Il passetto, ovvero quelle mura che collegano il Castel Sant'Angelo alla Basilica di San Pietro, meravigliosa alle mie spalle, servì anche nel 1494 a Papa Alessandro VI a scappare dall'invasione di Carlo VIII, le truppe francesi che avevano invaso Roma e il Vaticano. Ma Ponte Sant'Angelo è anche un luogo di decapitazioni e morti. Infatti fu la prima decapitazione nel 1500, durante l'anno santo, alla quale ne seguirono altre 18. E poi successivamente il fenomeno fu sempre più frequente, al che il popolo ironizzò con una frase: «Ce so più teste mozze sulle spallette che meloni al mercato». Erano le 9:30 dell'11 settembre del 1599, quando Beatrice Cenci venne decapitata per volontà di Papa Clemente VIII. E fu decapitata perché? Perché ci fu l'uccisione del padre Francesco, che era un uomo avido, viscido, che abusava spesso di lei. E la giovane Beatrice, a soli 22 anni, fu costretta a morire, appunto decapitata qui a Castel Sant'Angelo, insieme alla matrigna Lucrezia Petroni Velli e il fratello Giacomo. Pensare che non si sa ancora oggi se alle cronache tempo Beatrice era innocente oppure no, rimane un simbolo comunque di purezza per tutti i romani. E nella notte dell'11 settembre, ogni anno, nel giorno della ricorrenza della sua morte, si pensa che il fantasma di Beatrice Cenci
appaia qua nelle notti con la sua testa in mano e a ricordare appunto quel tragico evento del 1599. All'interno del mausoleo c'è la sala delle urne, dove c'è un epitaffio con le parole dell'imperatore Adriano pronunciate nel punto di morte, parole che rimangono impresse nella memoria della storia e recitano così: «Oh mia piccola anima dolce e pellegrina, ospite e compagna del corpo, dove tra poco te ne andrai? In luoghi pallidi, freddi e spogli, ove non avrai più i consueti giochi». Castel Sant'Angelo rimane uno dei luoghi più ricchi di fascino, di storia e di cultura, ma non solo, anche di leggende e di segreti. Un mausoleo costruito appunto per l'imperatore Adriano, una tomba che ha visto durante la storia tanti cambiamenti e tante morti. E non è solo un luogo di cultura, di storia, ma anche un misterioso tempio per tanti curiosi. Ma seguiteci qui su Night Tour su CNO Web TV, perché le leggende e i segreti non dormono mai.